Tornata la nostra Federica, dottoressa Buonasera, Fede, eccola qui, la nostra buonasera. dottoressa Fede. Allora, questa sera parliamo di un argomento che insomma va molto di moda nelle diete, nelle cose, i cibi light. Ma sono veramente light questi cibi? Bene, sono felice di parlarne in questo spazio perché se ne parla poco, perché ormai sono alimenti entrati nel nostro Tutti i quotidiano, giorni. quindi ormai fa parte un po' della appunto quotidianità. Ognuno di noi compra ogni tanto qualcosa dove C'è scritto appunto c'è light. scritto light. Ora, light non vuol dire dietetico, quindi la prima cosa che voglio Ok. sottolineare è che la parola dietetico è una parola scientifica che si riferisce a una serie di alimenti speciali sotto consiglio di medico, quindi su prescrizione medica, perché siamo di fronte a una patologia. Quindi, Dietetico ipocalorico. no, dietetico. Dietetico Dietetico. è proprio un alimento che magari ha un qualche nutriente in meno, qualche componente in Ok. meno, perché il paziente, il soggetto che appunto può mangiarne e deve mangiarne, non può fare altrimenti. Quindi c'è Quindi una è una prescrizione forma, medica sì, che dovrebbe. viene dalla dietoterapia, da terapie dietetiche. Ok. Mentre la parola light è riferita soltanto al potere calorico di un alimento e in particolare si riferisce e si indica un alimento light, un alimento che contiene il 30% in meno delle calorie rispetto al prodotto integro, quindi ha il 30% in meno di calorie. Sulle calorie, sai che ci sono tanti dibattiti, no? Ci sono medici che contestano questa misurazione delle calorie o d'altro. Allora, le Che possiamo dire? calorie, sì, la contestazione nasce dal fatto che si è troppo poi legati al calcolo Esatto. matematico e non a uno stile di vita alimentare sano, quindi sono d'accordo. Però esiste anche un'unità di misura nella scienza, quindi è normale Certo. che la caloria ha un'interpretazione corretta e ci può dare un'indicazione se noi in qualche modo stiamo rispettando quelle che sono le linee guida corrette per un'alimentazione che ci mantenga in salute. Quindi il cibo light è soltanto una dicitura calorica e come viene elaborato? Intanto viene elaborato, quindi non è un alimento Naturale. naturale, è un alimento processato e il più delle volte è un alimento dove vengono tolti alcune parti proprio per renderlo più Leggero. leggero e appunto meno calorico. L'esempio più classico è quello dei formaggi. Il formaggio light è un formaggio che è stato diluito in acqua, in modo tale che se voi sentite il sapore è più Lo acquoso, è perde, molto meno certo, perde tanto saporito. sapore. Il problema qual è? Non è soltanto il fatto che il discorso di saperlo light induce nel comportamento alimentare l'errore di poterne mangiare di più, è un po' Certo. come se noi ci garantissimo comunque la salute perché tanto è light e posso mangiarne quei 50, 60, 100 grammi in più Duetti ogni in più di volta. roba. L'altra cosa è invece un discorso nutrizionale. Il potere nutrizionale di un cibo light è ovviamente minore perché rispetto al cibo normale è stato lavorato, processato e come detto sono stati tolti alcune sostanze. Depauperato. Quando parliamo di cibi light in generale si parla o di togliere zuccheri o di togliere grassi. Nei formaggi, per esempio, si toglie tutta una parte di grassi, ma anche qui andiamo incontro a un problema di natura nutrizionale. Perché? Perché ci sono alcune vitamine importanti che sono liposolubili, cioè si sciolgono nei Alcuni grassi. grassi. Quindi nel nostro fabbisogno quotidiano una certa dose di grassi va sempre assunta e le vitamine di cui parlo sono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K, che sono fondamentali per la vita. Quindi consumare cibi light senza grassi, pensando di poter in qualche modo sopperire ad un'alimentazione più calorica e quindi dimagrire e nello stesso tempo nutrirsi, non è proprio così, perché potremmo andare incontro a problemi di altro tipo. Quindi è meglio mangiare un po' di meno una sostanza non light piuttosto che andare a mangiare sostanze light pensando di dimagrire, ma che in realtà andiamo a togliere delle sostanze importanti, appunto queste vitamine che sono liposolubili. Sì, e Quindi questo è la. soprattutto dico sempre che è meglio un'alimentazione meno lavorata possibile. Noi dobbiamo Ok. mangiare più pulito, perché il mangiare pulito significa prendere veramente quello che la natura ci offre. Tu lo Guarda sai che stai caso, andando contro un sistema, vero? sì. Ok, benissimo. No, io non vado contro un sistema, vado a favore della natura. E questo siamo Preferisco d'accordo. metterla Sai, così. molta gente si spaccia per essere pro natura e poi in realtà fanno tutto tranne che andare Lo incontro alla so. natura ed essere e quindi dare
ovviamente un prodotto che sia spendibile sul piano proprio del benessere della persona. Sicuramente. Il benessere poi si lega sempre alla qualità della vita, si lega ovviamente quindi all'aspetto nutrizionale. Sotto questo aspetto, quindi, la spesa dove la andiamo a fare? Penso, ormai ci siamo. In realtà la spesa la possiamo fare nel nostro bel supermercato di fiducia. Okay. L'importante è avere un po' più di conoscenza e di consapevolezza anche leggendo le etichette. Quindi l'etichetta light adesso l'abbiamo detto, ma potremmo fare esempi sul famosi pacchi di biscotti o altro con scritto senza. Allora io mi domando, ma tutti questi senza? È normale che non è senza quel nutriente, ma ce ne saranno altri. E quindi sviluppare in noi un senso critico per capire se poi quello che andiamo a sostituire è più sano di quello che abbiamo tolto. In una società che va di corsa, sviluppare il senso critico, visto i social, diventa estremamente problematico. Andiamo di corsa pure quando si va a fare la spesa. Quindi questo comporta, secondo me, un'assunzione di responsabilità da parte di chi vende il prodotto. E quindi dovrebbe essere molto più chiaro, secondo me, no? Nel descrivere questi alimenti. E da parte del consumatore forse avere un'attenzione in più che secondo me non sono più in grado oggi le persone di poter fare questo. Beh, c'è molta confusione perché il bombardamento di informazioni è altissimo. Per questo magari nel mio piccolo, quando posso parlare in pubblico, riesco e cerco di fare luce su piccole cose che non vogliono essere fuori dal coro, perché comunque noi viviamo in una società dove dobbiamo anche imparare a alimentarci con quello che ci fornisce. Però rimango a dire che la conoscenza in più di quello che ci viene proposto ci permette anche di scegliere se poi veramente nutrirci in un modo o nell'altro. E quindi, tornando al discorso del cibo light, non possiamo dire di non mangiare light, dico soltanto di capire che cosa stiamo mangiando, di non scambiarlo per dietetico e soprattutto di non prenderlo come un modo per perdere peso. Perché non è quello, è lo stile di vita che fa perdere peso. Ecco, ho capito adesso perché non ho perso peso. È vero, mangiavo i cibi light, ma ne mangiavo troppi. E ne mangiavi di più sicuramente, perché comunque... Era light. Ma sì, perché un po' ti perdoni, no? E dici, no, tanto è light. E poi oltretutto ti viene di mangiarne sempre. Di più. E questo, ti do atto da una parte che c'è una forma di salute mentale sul discorso del cibo in dubbia. Facciamo una via di mezzo, perdoniamoci ma non troppo. Esatto. E perché no, possiamo usare alimenti light in alcune circostanze, quando dobbiamo riequilibrare una dieta, quando magari veniamo dopo le feste o dopo una serie di situazioni o di circostanze in cui abbiamo mangiato di più, per tenere un po' a bada le calorie. L'importante è che sappiamo che è soltanto un discorso calorico. Potrebbe essere sostitutivo, potrebbe andare bene, light. Light vero però. Parlando, visto che siamo in una trasmissione di sport e medicina, i cibi light per lo sport? No. Allora, il cibo light per lo sport, io dico che se si fa sport bene, in maniera importante, bisogna nutrirsi bene. Quindi, come detto, l'eccezione ci può essere, ma no, io mangerei integrale nel senso di integro. Certo. Prenderei i nutrienti giusti, mettiamo il caso, appunto, abbiamo detto dei formaggi, che post allenamento possono essere di grande aiuto. Se li andiamo a privare di queste vitamine, o meglio, dei grassi che riescono a veicolare questo tipo di vitamine, e di micronutrienti, potremmo avere poi delle problematiche, quindi sì. Perfetto. Ti anticipo una domanda che però faremo in una trasmissione a parte, i senza glutine. Vorrei parlare poi in una prossima puntata di questo argomento. Ovviamente non è l'argomento di oggi, però in un angolo della tua mente mettiamoci questa cosa del glutine, ok? Volentieri. Quindi ci prepareremo per questa cosa. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio soprattutto i nostri telespettatori, perché dai sempre questi consigli stupendi, per cui le persone forse stanno meglio adesso, forse sono tutte più dimagrite, ma non mangiano più light, avranno sicuramente tante occasioni per apprezzare il buon cibo di una volta. Quindi mi accontenterei di saperle più consapevoli, questo sì. Chiedi abbastanza in questo momento, però va bene così. Allora io ringrazio i nostri telespettatori e ringrazio Fede, come sempre preparatissima, dolcissima e sempre molto efficace, direi, non efficiente ma efficace. Bene. E vi do appuntamento chiaramente per una prossima puntata. Grazie a tutti.